Oggi è il 20 di aprile 2011, è un mercoledì. Siamo nel luogo dove il grande Pietro Mennea ha, come dire, fatto diventare lo sport e soprattutto le sue gesta, che sono rimaste indelebili non solo sulle foto ma anche nelle videoteche e negli annali dello sport mondiale, ha fatto diventare lo sport un luogo dove il principio della solidarietà, il principio della cultura e del bene comune è forte. Fra un po' andremo a rivisitare anche rapidamente tutto quello che lei rappresenta nello sport, anche dopo tanti anni. C'è un simbolo che lo sport è fatto di simboli. Oggi lo sport, lei crede, abbia tutti i simboli che, di cui necessita, tutti i simboli di cui soprattutto le nuove generazioni necessitano? Lo sport di oggi, innanzitutto, noi non siamo simboli, noi rappresentiamo delle storie, no? Storie che abbiamo il nostro vissuto. Io arrivo dal sud, senza mezzi, senza strutture, un giovane meridionale che poi si è appassionato alla velocità e ha provato, ha sognato di diventare campione olimpico e primatista del mondo. Quindi di lì è partita questa avventura che poi è durata 20 anni, è una storia. Sì. Poi storia bella perché fatta di tante esperienze, tante vittorie, tante difficoltà che bisogna superare, però è uno sport che io dico sempre non cambierei con lo sport, quello che ho praticato con lo sport di oggi. Io mi allenavo 5 ore al giorno, 350 giorni l'anno tra gare e allenamenti. La mia carriera è durata 20 anni, la bellezza di 5 Olimpiadi. Ecco, in questi 20 anni io mi sono segnato delle cose, insomma, mi sono segnato quando lei nel 68 osservava Tom Smith. Io mi sono innamorato dell'atletica vedendo la finale dei 200 metri a Città del Messico e vidi vincere per la gara stabilì il record del mondo Tom Smith. E 11 anni dopo, chi l'avrebbe mai pensato? Infatti 11 anni dopo, sulla stessa pista, una pista un po' più consumata, un po' vecchiotta, io riesco a battere Tom Smith. 19,72, sì. Quasi 17 anni imbattuto, poi il record europeo c'è ancora in piedi. E il record ancora d'Europa. Se l'aspettava quel ragazzo di Barletta nato il 28 giugno del 52 che accadesse tutto questo? No, io mi ricordo quando ho battuto il record di Tom Smith, molti, diciamo, critici dello sport mi dicevano questo è un record che durerà 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, invece è durato il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, non riuscirono a batterlo. E poi è diventato il record più tentato al mondo, perché poi hanno provato in tutti i modi a batterlo a livello del mare, in collina, in montagna. Pensate, in montagna hanno spianato una parte di una montagna, ci hanno costruito una pista a Sestriere per battere questo record. E non ci sono riusciti. Addirittura un anno hanno messo in palio degli incentivi economici per battere questo record. Un anno misero la Ferrari, una Ferrari per battere questo record. Gli organizzatori, siccome arrivava a partecipare a questo meeting Michael Johnson aveva saputo che c'era la Ferrari in palio e disse agli organizzatori: vengo per battere il record di Mennea e per portarmi a casa la Ferrari. Gli organizzatori mi telefonarono, allora volevano fare la consegna dal vecchio primatista al nuovo primatista e quindi avevano bisogno della mia presenza. Io gli feci parlare, alla fine gli dissi: va bene, sono disposto a venire a Sestriere a una condizione, che se Michael Johnson non batterà il mio record del mondo, la Ferrari l'ha data a me, perché io sono ancora il detentore del record del mondo. L'organizzatore, mi ricordo, silenzio assoluto per 2 minuti, si era spaventato, si fece coraggio,
diceva, ma non possiamo dare la Ferrari, costa moltissimo, a me non la potevano dare, Michael Johnson la potevano dare invece. Allora io scherzando gli ho detto, vabbè, allora se non mi potete dare la macchina intera mi date almeno la ruota della Ferrari. E l'organizzatore dice, ma con tre ruote non può andare la macchina. Mm-hmm. Allora dissi, scherzando, allora mi dovete dare lo sterzo, un portachiave della Ferrari, qualcosa me la dovete dare. E mi ricordo che quell'anno andò Michael Johnson, non ha battuto il mio record, non l'ha battuto, è durato lì ancora parecchi anni. Nel 96, alla vigilia dei Giochi Olimpici di Atlanta, ha battuto il record. Lei ha, in quei 20 anni di carriera, ha individuato 4 anni, quando li ha definiti i 4 anni più belli della sua carriera: Olimpiadi di Montreal del 76, quando fece quarto e quindi doveva vincere, e poi invece Città del Messico 80, quando è arrivato il 1978. Io a Città del Messico era il 12 settembre del 79, io stabilì 12 record tra mondiale, europeo e nazionale. Poi la medaglia d'oro arrivò con l'Olimpiadi dell'anno dopo, nel 1980. Per arrivare a questi risultati, un atleta fatica e sudore. Oggi un atleta che ha 20 anni, che ha 25 anni, è ricchissimo, soprattutto se fa certi sport come il calcio, ha non solo la Ferrari ma anche Maserati ed altre cose. Insomma, e lo sport è diventato un enorme business che coinvolge tutto e tutti, che droga addirittura le tifoserie, le fa diventare delle, per restare allo sport. Pasquale Dandato vuole cercare l'etica nello sport, lui è arbitro e quindi sull'arbitro spesso si incentrano nel calcio tante cose. Lei rappresenta una storia, la storia di uno sport che è anche uno sport nobile. I 200 metri era la regina delle Olimpiadi come categoria, come gara. Quello sport è fatto di valori, quello che lei ha rappresentato e rappresenta, è ancora oggi fatto di valori? Non lo so, il mio sì. Non si possono vincere Olimpiadi, stabilire record, se non si crede in valori, non si ha uno spessore morale. Lo sport che io ho praticato, che ancora oggi è uno sport validissimo, addirittura io sono conosciuto ancora oggi come colui che si è allenato di più al mondo in assoluto, per cui è una strada fatta di sacrifici, di impegno, di dedizione, di applicazione. Ho fatto una carriera che non ha uguali al mondo, perché è durata 5 Olimpiadi. Io ho cominciato con la generazione a scontrarmi sportivamente con la generazione dei velocisti di Città del Messico, cubani come Pablo Montes Ramirez, per finire alla generazione di Carl Lewis. Sa quante generazioni di velocisti ho incontrato. Sto scrivendo una pubblicazione sulla velocità e quindi sulla mia storia, come parlo degli allenamenti, sto contando i velocisti più importanti. Sono arrivato a una 150, però non so ancora, non è finito questo elenco, per dire. Quindi è uno sport che mi ha assicurato vittorie, ma mi ha assicurato anche una longevità agonistica. Il campione di una gara e basta. È l'atleta di una gara, ma il campione lo si vede nella sua longevità, il fatto di essere sempre competitivo. Io non mi sono, nella mia carriera io non mi sono mai strappato muscolarmente. Una gara è come un calcio di rigore, per paragonarlo allo sport? Beh, tutte le gare, anche la più quella meno importante, ha una storia. Io dico sempre, soprattutto ai giovani, ogni cosa va vissuto con un grande diciamo impegno, con grande dedizione, viverla bene, anche la piccola gara, la grande gara. Io il periodo vado più orgoglioso è stato nei 100 metri alle Olimpiadi di Mosca. Sono stato eliminato in semifinale dopo 2 giorni, quindi dovevo disputare poi la finale dei due, e vado più orgoglioso di quei 2 giorni, perché dovevo cambiare
il mio atteggiamento, la mia condizione, dove cambiare l'approccio mentale, cioè, venivo dai record di Città del Messico, non potevo essere diventato un atleta normale, quindi ecco, il buon atleta deve essere in grado poi di cambiare diciamo immediatamente quelle che sono le difficoltà, le situazioni negative. E io in 2 giorni sono riuscito, diciamo, a ridiventare poi l'atleta che, insomma, aveva stabilito i famosi 12 record. L'anno prima aveva vinto 2 medaglie d'oro a Praga nei campionati d'Europa, quindi l'atleta che ero. A lei ha usato una parola, doping. Io non voglio parlare di alcuni atleti che sono anche stati eliminati pur avendo vinto delle gare importanti alle Olimpiadi, ma oggi l'etica nello sport e il doping come possono andare assieme? Insomma, non possono assolutamente. No. Il doping è un modo illecito per affermarsi. Lei non crede che oggi viva più il doping che l'etica nello sport? Il doping c'è stato sempre e ci sarà sempre, perché nella società, voi nello sport, nella vita di tutti i giorni, c'è sempre il furbo, colui che vuole andare avanti con la scorciatoia. Però lo sport, questo non deve accadere, perché lo sport vive sul rispetto delle regole, sull'etica, sulle questioni, sulla questione morale. Cioè io, i principi, i valori che lo sport insegna sono importantissimi, fondamentali. Vincere nel rispetto delle regole, fair play, principi di giustizia, vince chi è più bravo, non chi è più furbo, sacrificio, dedizione. Guardi, lo sport insegna tantissimo, insegna valori che non hanno prezzo, onore, reputazione. E questo, chi fa ricorso alla scorciatoia non è. Cioè, l'affermazione, questo modo illecito di vincere nello sport non fa altro che rispecchiare quelli che sono gli altri settori della società. E allora, però, ecco, io dico, la vita di un individuo, di uno sportivo, è composta da 8 corsie. Sono 8 corsie, come una pista atletica. 7 corsie, noi possiamo lasciarla a disposizione del sistema. Il sistema decide come deve andare devono andare queste 7 corsie, nessuno dice nulla, però noi abbiamo il dovere civico e morale di impegnarci affinché una corsia sia libera, cioè venga lasciata libera a chi decide di camminare nel rispetto di questi valori, camminare con le proprie gambe, ma soprattutto con la propria testa. Ecco, non chiediamo molto, chiediamo di lasciarci una corsia, le altre 7 gliele lasciamo come il mondo dice che deve andare, però questo noi non è che ci si deve fermare, no? Perché noi non possiamo consegnare il nostro mondo ai giovani, alla gioventù, con nello sport, con illeciti vari che trovano affermazione, con la diffusione del doping. Diventa un caos generalizzato proprio. Ecco, lei ha fatto riferimento metaforico a queste corsie, le 7 che lasciamo ad altri, ad altre storie, la 8ª che teniamo per noi. O la prima. Una delle otto. Lei ha dimostrato che si può essere campioni sulla pista e campioni fuori nella vita. In atletica lo si chiede, lo si vuole, si guarda l'atletica per cercare i campioni. Le è capitato più volte a rendere omaggio ai suoi avversari quando ha vinto o quando ha perso? E soprattutto sono stati gli avversari che hanno destato in lei un'ammirazione profonda? Sì, invece ne sono stati tantissimi, cioè lo scontro sportivo era un fatto sportivo, vinceva, diciamo, uno vinceva, l'altro perdeva e viceversa, però io ho avuto la fortuna di incontrare nella mia lunga carriera grandi sportivi, grandi campioni. Con chi è rimasto più amico? Ma guarda,
amico, diciamo stima, reputazione, Valery Borzov, ci sono Don Quarry, Steve Williams, Stanley Floyd, Alan Wells che vinse i 100 secondo me, ma ce ne sono tantissimi, Stanley Floyd, James Riddick, James Gilkes, ma ce ne sono tanti, 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 e io cercavo sempre di apprendere qualcosa da ognuno di questi, perché ognuno di noi ha qualcosa da dare, non solo dal punto di vista sportivo, per cui mi ricordo Larry Black, Eugene Ray, ma io non quanto, ne sono tantissimi. Che cosa le ha dato lo sport, se potesse fare un... Cosa mi ha insegnato? Ma guardi, impegno, sacrificio. Che nella vita bisogna lavorare, io 5-6 ore al giorno, credo che sono stato il primo professionista senza averne la qualifica giuridica, perché 5-6 ore al giorno ha un'attività non era di tutti i giorni, quindi mi ha insegnato valori importanti, come ho detto, rispetto delle regole, principi di giustizia, principi più bravo, rispetto di se stesso, rispetto degli avversari. Io, guarda, se potessi tornare indietro e fare ripartire per la carriera sportiva, renderei onore ancora di più a tutti coloro, a tutti gli atleti con cui mi sono scontrato sportivamente, perché diciamo l'impegno è andato al di là dello sport, Allora vincere da noi è importante, perché se non vinci nell'attività sportiva non sei nessuno. Però io dico che non è la cosa, quando soprattutto lo dico ai giovani, non è la cosa fondamentale della vita di un individuo, è una parentesi, quella dello sport, importante, perché vuole fare l'agonismo, bisogna vincere, perché poi lo sport ti insegna a vincere, ma nello stesso tempo ti dice che attenzione, la nostra, cioè questo, l'impegno in questo settore è un periodo, è una parentesi, poi bisogna vincere altrove. È lì che diventa la vittoria, io dico sempre che è importante ma non è fondamentale, dove bisogna vincere, dove è fondamentale vincere è nella vita di tutti i giorni, e chi capisce questo si serve dello sport per prepararsi a vincere dopo nella vita di tutti i giorni. Non molti capiscono questo, e noi poi assistiamo a storie sportive che quando poi terminano, alcuni protagonisti sono in difficoltà, perché gli insegnamenti che gli sono stati dati vanno, cioè da noi insegnano, nello sport di oggi insegnano che vincere una grande competizione, stabilire un regolo, le Olimpiadi, o vincere un Giro d'Italia, un Tour de France, è come toccare il paradiso. No. Non è così, il paradiso è un'altra cosa, sono cose diverse, non bisogna fare mai questi paragoni. Lo sport è una parentesi, e poi diciamo lo sport deve insegnare anche a vincere fuori. Le ultime due domande, poi Pasquale ha qualche curiosità da chiederle. Lo sport, grande metafora della vita, lo sport che prepara a vincere altre gare dove si deve vincere, e nello sport è bella questa cosa che lei dice, non è fondamentale vincere, lo sport prepara, è importante, non fondamentale. Come vive un campione dopo che ha fatto 20 anni di carriera, dopo che ha stabilito record incredibili? Il suo impegno sociale è noto, la fondazione che ha messo in piedi è un segno tangibile, ma in Italia in questo momento come vive il campione Pietro Mennea, quando è riconosciuto, quando è guardato e stimato come il campione che non tramonta, il campione che è l'icona dell'abnegazione, del senso del sacrificio, soprattutto quando si è un ragazzo del sud, e se per lei un ragazzo, essere un ragazzo del sud è un valore aggiunto.
Sì, è un valore aggiunto, ma è stata anche, lo devo dire con tutta onestà, anche una difficoltà, insomma, cioè l'affermazione arrivava anche da una ripetizione di quella che era o la vittoria o fare una cosa, bisogna farla ancora meglio, perché c'erano delle riserve, ma questo poi è servito ancora di più per affermarsi ed emergere. Io quando ho smesso sapevo benissimo che l'attività sportiva prima o poi, cioè dopo, sarebbe finita, insomma, non c'erano, bisognava impegnarsi in altre cose, cosa che ho fatto nell'attività professionale, e costituendo una fondazione con mia moglie che ci occupiamo di tante cause, ma soprattutto con particolare riguardo a bambini, anziani, disabili, mondo degli anziani, facciamo malattie rare, siamo impegnati su vari fronti, però lo facciamo per nostra cultura, non è che siamo diventati all'improvviso impegnati in questi settori, lo facciamo da moltissimi anni, per cui abbiamo creato questo soggetto giuridico che poi noi lasceremo domani nelle mani di qualcuno che diciamo continuerà poi questo nostro impegno, e stiamo vincendo delle belle gare. Io credo che in questi settori chi è impegnato quando riesce, si impegna, fa, vince medaglie d'oro molto più importanti delle Olimpiadi o di stabilire il record del mondo, e credo che sia è difficile, guarda, fare questo tipo di impegno sociale da noi, perché non c'è una cultura, c'è molta diffidenza, però noi lo facciamo, non ci fermeremo mai, andremo avanti, diciamo sempre, diamo gocce, da tanti anni offriamo delle gocce, adesso arrivare a fare l'oceano sarà difficile, però speriamo quando sarà di costituire un mare abbastanza grande, e lo facciamo. Noi abbiamo avuto molto, io parlo al plurale perché insomma questo soggetto giuridico ha un ruolo importante, anche mia moglie che è un avvocato, e abbiamo avuto tanto, e se abbiamo la possibilità diamo a qualcuno quello che non abbiamo avuto o quello che non ha, e lo facciamo ben volentieri. E quindi sai, è difficile oggi, viviamo in un mondo globalizzato, no? Tutti corrono, lo dice uno che ha corso tanto, e dice ma dove si corre? Poi alla fine uno dice corre, ma dove? Poi alla fine ecco, il messaggio che do soprattutto ai ragazzi, ma sì, inseguire obiettivi, traguardi, inseguire sogni, però ogni tanto dico bisogna fermarsi e guardarsi attorno, guardarsi a destra, a sinistra e viceversa. E se c'è qualcuno che ha bisogno, noi possiamo aiutarlo, aiutiamo, cioè diamo quel poco, ecco, quella famosa goccia, perché io credo che sia una cosa molto 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 importante. L'ultima domanda e poi le lascio un attimo alla curiosità di Pasquale. Il futuro della fondazione è lo stesso che è stato il presente ed il passato, cioè impegnato in tutte quelle cose che lei diceva prima, ma osservando da campione quale lei è stato e ha dimostrato di essere anche dopo, lo sport in generale, lo sport italiano e lo sport mondiale in generale, al di là della facile speranza, perché noi meridionali, dico, siamo ottimisti per natura, vediamo sempre chiaro dove magari c'è qualche ombra. Dovendo parlare dello sport del futuro, tra espedienti chimici ed altro, ma anche con esempi di persone che si distinguono in una di quelle otto corsie, c'è da essere fiduciosi nei suoi incontri che fa e che sente in giro, e che oppure sii sincero. No, io non dico che viaggio da solo, però faccio un percorso
non dico da velocista, adesso è un percorso difficile, fatto di tanti problemi, ostacoli che bisogna superare, non c'è una cultura da noi che no? Fatto di aiutare chi ha bisogno e non bisogna farlo quando c'è la possibilità per opportunismo, cioè lo devi portare con te per fatto di un fatto di culturale. Noi facciamo l'impegno nel sociale è da tanti anni, noi ci occupiamo di bambini, se dal punto di vista professionale e come avvocati, ma lo facciamo anche come fondazione, ma noi con questo soggetto giuridico siamo all'inizio, dico sempre all'inizio di questa corsa, abbiamo in programma di raggiungere grandi traguardi, ma non per metterli a disposizione della collettività di chi ha bisogno. Di recente abbiamo firmato un accordo, per esempio, con la fondazione della professoressa Rita Levi Montalcini per la creazione di un laboratorio per la lotta alla SLA, la fondazione Libri, che la fondazione della professoressa già si occupa di malattie degenerative come mobili Parkinson, Alzheimer e altre malattie, ecco, la SLA, ecco, io sono amico di Stefano Borgonovo, noi abbiamo aiutato alcuni malati di SLA, tra cui anche Stefano Borgonovo, quindi ecco, ci vede impegnati in questa corsa, è una corsa, io dico la vita, io non ho smesso, io ho smesso con l'agonismo nell'88, però ho deciso di correre in altri settori, professionale, sociale, scrivo anch'io molti libri, per esempio i diritti di autore, parte di queste vendite vanno tutti in beneficenza, quindi li devolvo ad altri, ed è diciamo, non ho mai smesso di correre, però l'insegnamento dello sport è che anche in queste gare bisogna prepararsi, questo è l'insegnamento dello sport, cioè prepararsi, mai essere improvvisare, mai essere superficiali, mai essere, sai, poi capita qualche problema, ma è normale, fa parte della vita, ma ecco, c'è continua questa corsa che io la reputo affascinante, io dico sempre che il nostro è un bellissimo paese, grandissimo paese, che potrebbe, diciamo, potrebbe rappresentare con la dovuta cultura, la dovuta civiltà, il dovuto impegno fatto di uomini, potrebbe avere bisogno di nessuno. Certo.